fallen god, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Prendi Thomas Gopp, noto producer di The Witcher 2, un po' di sana ambientazione fantasy dark, un protagonista barbuto e un bel po' di meccaniche ispirate alla serie Souls. Ora mescola tutto, aggiungi un po' di precisazioni per distinguere la tua creatura dalle opere di From Software e quello che otterrai sarà un bel po' di aspettative, oltre ovviamente a un sacco di interesse da parte della community di appassionati dei GDR action. Lords of the Fallen è un gioco che prende vita dagli elementi sopracitati, un titolo sviluppato da Software House dalle risorse piuttosto limitate, che ha però conquistato un gran numero di giocatori e critici quando è stato rivelato. I dubbi sul prodotto erano lancinanti, eppure anche noi speravamo in un buon gioco, in virtù dei test abbastanza soddisfacenti effettuati durante alcuni comodi eventi preview. Ora abbiamo potuto metter mano alla versione completa del gioco, ed è tempo del verdetto finale. Che Gopp sia riuscito davvero a regalarci un nuovo concorrente di spicco in questo sottotipo di GDR al momento dominato dagli sviluppatori nipponici? Cerchiamo di precisare immediatamente una cosa riguardo a Lords of the Fallen. Se lo aspettate con trepidazione per la trama, è meglio che lasciate perdere. La storia è l'aspetto più debole di questa produzione, una cozzaglia banale di dialoghi e personaggi dimenticabilissimi, il cui unico aspetto positivo è l'ambientazione affascinante. Il mondo in cui tutto si svolge è infatti freddo e crudele, un luogo dove i peccati non vengono mai dimenticati e vanno a marchiare per sempre i volti di chi li ha compiuti. Il nostro eroe, Arkin, è un criminale che di atti indegni ne ha compiuti molti e viene improvvisamente liberato per aiutare le forze di Antonidas, signore dell'umanità, a respingere l'assalto di creature demoniache chiamate Rogar. La narrazione non è chiara da subito e viene svelata pian piano più da alcuni documenti che dalle cutscene, ma difficilmente verrete spinti all'esplorazione al solo scopo di ottenere più testimonianze. Qualche colpo di scena c'è, eppure accompagnato da una sceneggiatura seriamente mediocre, non è certo abbastanza per risollevare tutta la narrativa. Cercate di metabolizzare questo primo inciampo, che ora è il caso di andare dove c'è più soleggiato, concentrandosi sul gameplay. A una prima occhiata il lavoro di Gopp e compagnia era sembrato a molti una scopiazzatura di Dark Souls, con combattimenti praticamente identici e una struttura simile. In verità, i fattori unici di Lords of the Fallen sono parecchi, e il lavoro di C-Games e Deck 13 è nettamente diverso dalle opere di From, pur presentando qualche forte analogia. Il combat system ad esempio sfrutta basi prese quasi di peso dai Souls e gira tutto attorno al targeting dei nemici, all'apprendimento dei loro pattern e alla gestione oculata della stamina e del peso del proprio equipaggiamento, ma alla lunga si notano svariati cambiamenti. Le combo base possono consumare meno stamina o dar vita a serie di colpi molto dannose se si sferrano gli attacchi con un timing preciso, indicato da un briglio nella barra dedicata. Manovre come i calci non spezzano direttamente la guardia, ma portano gli avversari ad affaticarsi a loro volta, fino a poterli stordire dopo qualche colpo, e le armi a due mani sono praticamente inutilizzabili con una mano singola, poiché i loro set di mosse in quel caso risultano mostruosamente lenti e inefficaci, indipendentemente dalle vostre statistiche. In pratica è un combat system leggermente più realistico rispetto a quello dei Souls, cosa che si vede anche nelle schivate, che presentano leggere finestre di recupero e hanno frame di invulnerabilità molto più limitati. L'unico aspetto più irrealistico è legato all'assenza di hitbox delle pareti, che permette di colpire i nemici anche con fendenti orizzontali di uno spadone in uno stretto corridoio, passando allegramente attraverso il cemento. Può infastidire i più pignoli, ma è una scelta obbligata, poiché le mappe di Lords of the Fallen presentano un gran numero di locazioni ristrette e le armi a due mani sarebbero state completamente inutili senza questo accorgimento. Parlando di mappe, è il caso di tirare in ballo un'altra enorme differenza riguardante proprio i luoghi visitati. Il mondo di Lords of the Fallen è tutt'altro che gigantesco, e al di fuori del santuario di Keystone e di una dimensione demoniaca non avrete granché da esplorare. Le mappe sono labirintiche, ma scordatevi teletrasporti, distese sconfinate o un gran numero di segreti. Ci si ritrova per lo più in aree ben definite e lineari, intervallate dalla necessità di tirare qualche leva per sbloccare la via successiva o da alcune scorciatoie. Questo peraltro non significa che in lore sia sempre chiaro dove dirigersi. Gli sviluppatori infatti hanno fatto qualche erroruccio nel congegnare la campagna e non mancano le situazioni dove si vaga per un po' alla ricerca del posto da raggiungere. Nel caso il vostro senso dell'orientamento non sia pessimo come il nostro, ad ogni modo vi sarà difficile non apprezzare i combattimenti e la varietà dei nemici. Ci sono avversari più o meno ostici in Lords, ma i boss sono numerosi e cattivelli, gli avversari aggressivi, mobili e in grado di difendersi e il livello di sfida si mantiene elevato per buona parte dell'avventura. Un aspetto che in particolare ci ha incuriosito è la gestione delle magie, che si basa su un maglio incantato con incantesimi vari a disposizione e sulla scelta della classe iniziale. Anche in Lords, come per i Souls, avrete libertà assoluta per quanto riguarda lo sviluppo delle statistiche ed equipaggiamento, ma la classe non sarà un semplice punto di partenza, bensì comprenderà un vero e proprio skill set magico parecchio utile. Buttatevi sul paladino, avrete poteri difensivi a disposizione, mentre guerriero e ladro offriranno rispettivamente poderosi attacchi o manovre velocissime. La scelta comunque non è così definitiva come può sembrare, poiché una volta finito il gioco vi sarà data la possibilità di sbloccare un ramo extra dei tre disponibili. Il maglio invece rappresenta il vostro unico mezzo per attaccare a distanza e può sparare vari tipi di proiettili, a loro volta potenziabili con rune elementali.
un sistema di potenziamento che si allarga alle armi, ma quando si tratta di magie ha un'importanza nettamente maggiore, perché può garantire dei colpi devastanti contro nemici con specifiche debolezze elementali. Ricordate poi che qui le magie non hanno utilizzi contati, ma si basano su una barra del mana. Lo sviluppo del personaggio va incontro a una semplificazione simile, con un aumento limitato di caratteristiche da gestire ed effetti evidenti da subito dopo l'aumento. Per rendere Archie in un combattente inarrestabile dovete trovare dei cristalli rossi abbastanza frequenti, che fungono da checkpoint e permettono di spendere punti esperienza guadagnati. Esattamente come nei Souls, in caso di morte perderete il vostro spirito nel punto in cui ci avete lasciato le penne, ma avrete stavolta un tempo limitato per recuperarlo, a patto che non utilizziate delle comode pietre in grado di riprendere tutto automaticamente. Insomma, ricapitolando, siamo davanti a un titolo molto più incentrato sul combattimento che sull'esplorazione e capace di rimodellare degnamente un combat system già rinomato e apprezzatissimo. Non ci siamo dimenticati di essere critici, comunque, non vi preoccupate, abbiamo solo lasciato le beghe per la parte finale. Lords of the Fallen infatti purtroppo ha altri difetti oltre alle mappe non eccezionali e alla trama dimenticabile. Innanzitutto la telecamera, che spesso non regge il ritmo dell'azione, rende i combattimenti molto confusionari. Dopo qualche ora si impara a gestirla e a muoverla in modo che non crei troppi problemi, ma un po' di precisione in più avrebbe migliorato ulteriormente il tutto. L'altro lato negativo? I bug. Ora, vi svegliamo che per la recensione abbiamo provato il gioco sia su PC che su PS4 e la situazione si è rivelata assolutamente infernale prima di una grossa patch correttiva da qualche gigabyte. Tra noi e i nostri colleghi sono venuti fuori mostri in grado di partire per lo spazio una volta uccisi, boss inaccessibili causa barriere bloccate, glitch grafici, crash ripetuti e persino un game breaking bug che impediva di finire il gioco. Cose davvero poco piacevoli che però si sono fortunatamente risolte quasi tutte dopo la patch, anche se molti problemucci tecnici sono rimasti e non sappiamo cosa potrebbe ancora saltare fuori. Al momento su PS4 il titolo pare stabile privo di mancanze gravi, ma è evidente che le risorse limitate del team hanno creato qualche difficoltà nel bug check. Chiudiamo con il comparto tecnico e la longevità. Qui il primo è soddisfacente, tolto un po' di tearing su console e una leggera ripetitività nel look delle ambientazioni. In particolare un applauso alla squadra dei GOP va fatto per l'art direction, che mantiene un lodevole equilibrio tra tramarraggine e stile medievaleggiante senza stonare. La longevità è meno eclatante, ben lontana da quella degli action GDR a cui il prodotto si ispira. La campagna può essere infatti finita nel giro di una decina di ore, non moltissime. Lords of the Fallen resta un piccolo miracolo se si considerano le dimensioni degli studi che hanno lavorato al progetto e la qualità dell'art direction e del sistema di combattimento. Purtroppo però il gioco non brilla del tutto per via di alcuni difetti strutturali e di qualche fastidiosa mancanza tecnica. Evitate di approcciarlo aspettandovi un action GDR indimenticabile e potrete godervi un buon prodotto, impegnativo e divertente.